Vi portiamo a Cortina. Il parroco cerca un sacrestano e gli arrivano i curricula di quasi 100 candidati, anche molti laureati. La storia sta girando molto in rete, sui social è molto commentata, perché il contratto offerto a tempo determinato assicura vitto, alloggio, tredicesima e quattordicesima. Vogliamo proprio collegarci con questo parroco, Don Ivano Brambilla. Don Ivano, buona giornata e grazie per aver accettato il nostro invito. Buona giornata a lei, buona giornata alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Buongiorno Don Ivano, intanto grazie perché ieri ci ha permesso e nelle scorse ore anche di parlare di altro e quindi questa storia è molto interessante. Io parto dalla fine, ma poi ci aiuterà lei a ricostruire. Lei ha deciso, cioè tra questi 100 curricula o curriculum che le sono arrivati, ha capito già chi scegliere oppure no? C'è ancora una trattativa? No, allora il problema è che dopo che è stata data spazio a tutta questa notizia, i curricula sono diventati 456. Questa è una notizia, un'altra, la notizia della notizia. Quindi, adesso dopo RTL, migliaia direi. No, abbiamo detto, anzi approfitto anche di voi, proprio per dire che basta, non riceviamo più niente. Beh, questo sì. Perché per me è una questione di serietà. Io capisco che è una notizia abbastanza interessante, anche divertente, magari per certi aspetti, sicuramente curiosa e giornalisticamente interessante. Ma per me vi assicuro che ricevere quei curricula di quelle persone che non sanno come mantenere la famiglia, di gente che piange per telefono perché mi dice che è mesi che non ha più lavoro, per me, devo dire la verità, umanamente sta diventando un dramma, per me, immagino per quelle famiglie, anche perché poi bene che vada io potrò aiutare una persona, non di più. Chiaro. Per cui sì, a me veramente dispiace un po' quando questo aspetto viene evidenziato alla curiosità, che c'è, ma è segno di un malessere sociale della gente che è tremendo. Beh, insomma, 400 e rotti curriculum sicuramente sono segno di grande disagio per un posto di lavoro, perché lei è stato onesto fin dall'inizio, è uno il posto. Ecco, ci dice, spostandoci lievemente dal ragionamento di poco fa, che cosa deve fare? Cosa fa il sacrestano? Cioè, diciamo, come le sue giornate come si sviluppano? Il lavoro è abbastanza complesso anche, perché poi c'è da mettere a posto la chiesa qui a Cortina, poi in stagione le celebrazioni sono continue, però c'è anche il momento di spalare la neve, come in questo periodo, spalare la neve intorno a tutta la chiesa, prendersi cura anche di altri aspetti, anche fisicamente abbastanza pesanti, ecco. Non è una cosa semplice o semplicissima, ecco. Per cui sono tante le cose da fare. E poi inevitabilmente, ma penso come tutti i lavori, io ho fatto per 15 anni il cappellano dell'ospedale, se non ci metti un po' di passione in quello che stai facendo, perché comunque ti piace, diventa un lavoro insopportabile. Se uno lo fa solo come lavoro diventa insopportabile, anche perché prevede che tu tutte le feste comandate lavori. E questo è molto complicato, ecco. Non so quale persona accetterebbe di non festeggiare più un Natale, una domenica, una Pasqua, perché deve stare in chiesa, ecco. Senta, Don Ivano, lei ci sta riportando alla memoria questa figura epica che poi è stata, come dire, insomma, trasformata durante il Concilio Vaticano II e prima ancora è stata trasformata attraverso il Concilio di Trento, cioè di una figura che si occupa dell'Eucaristia, delle fonti battesimali, degli oli dei santi, delle sacre reliquie, dell'ordine della Chiesa. Le faccio una domanda forse anche stupida, ma la dose di fede che deve avere un sacrestano è più alta di quella di un fedele normale, perché c'è di mezzo la devozione. La devozione è a Dio o la devozione è alla Chiesa? Inevitabilmente la devozione deve essere a Dio. Per quel che mi riguarda non può essere il ruolo la cosa importante, ma il servizio. Se uno fa una cosa solo per il ruolo che occupa, e questo prima del sacrestano riguarda me che sono prete, parroco, ma se il problema è il ruolo è finita. Non c'è dubbio. Il problema è il servizio che io devo rendere alla gente e al popolo di Dio, quindi come giustamente è apparso nella domanda prima viene Dio, poi dopo viene il resto. Don Ivano, noi sappiamo che questi curriculum sono molto diversi tra di loro, ci sono candidati laureati, ci sono candidati non laureati, ci sono candidati che vengono da una distanza di 3 chilometri rispetto alla parrocchia e che vengono da molto più lontano. La domanda che io le facevo all'inizio, mi perdoni se insisto, ma lei adesso come fa? Cioè ha un'idea di come muoversi con questi 400? Allora guardi, noi, perché poi non sarò solo io a scegliere,
ma c'è una scrematura nella lettura dei curricula che proprio per il discorso fatto iniziale io li leggo tutti, è per questo che abbiamo rallentato un attimo. Da questi scremerò inevitabilmente alcune situazioni logistiche, oppure con tutto il dispiacere che io posso avere per chi cerca esclusivamente un lavoro, ma per quello che abbiamo detto adesso potrei offrirvi l'inferno più che il paradiso. Ma è eletto o nominato? Una curiosità, il sacrestano è eletto o nominato o scelto singolarmente da lei? Mi scusi? Scelto da me con alcuni consiglieri. Scelto, diceva Pierluigi. Sì, sì. E poi diventerà assunto? Abbiamo un lavoro? Daremo un lavoro a questa persona? Sì, anche perché la parrocchia ne necessita. Certo, quindi sarà un lavoro. Sa Don Ivano che noi abbiamo un sacrestano digitale, glielo presento, si chiama Massimo Galanto. Sì, buongiorno, mi spiace che ormai la richiesta sia chiusa, altrimenti avrei provveduto anch'io, però insomma sarà per la prossima. Ma logisticamente volta. Ti avrebbe scartato perché stai a Roma, sei un po' scomodo. Le voglio chiedere questo, Don Ivano, e poi davvero la salutiamo. Lei, facendo questo bando, immagino si sia mosso pubblicando qualcosa sul sito, insomma sui social. Non è che abbiamo fatto molto, infatti la cosa tra un po' di tempo, quando tutto sarà finito, incuriosisce anche me, perché noi abbiamo pubblicato sul fogliettino parrocchiale e questa poi richiesta. Avevamo pubblicato sul sito della parrocchia e GD erano arrivati i famosi 95-96, dopodiché quando la notizia ha avuto eco nazionale sono aumentati. Una curiosità, ma c'era scritta la paga mensile oppure lei non l'ha mai detta? No, ho scritto solo che c'era tredicesima e quattordicesima. Insomma, ha detto tanto. Senta Don Ivano, facciamo una cosa mai fatta alla radio, faccia una benedizione radiofonica con delle parole semplici che possono essere rivolte a tutti i nostri ascoltatori. Ma guardate, più che benedire, dico bene di voi e di tutte quelle persone che si sono interessate, ecco. Ci fa piacere. Spero per tutti che trovino un lavoro, che voi continuate a far bene il vostro lavoro. In questo periodo, ecco, proprio da piccolino, noi avevamo un bar, un ristorante vicino al Corriere della Sera. Ho sempre avuto da fare con giornalisti che andavano dal Costanzo a gran buongiorno. E una cosa vi chiedo, appunto, carità nei confronti delle persone. È vero, questo è importante. Guardi, Don Ivano, noi innanzitutto le chiediamo, non so se lei lo vorrà. A me, siccome Ivano, siccome parroco di Cortina, mi prendono in giro, mi sta anche bene, perché non è che creda molto nell'importanza dei ruoli che uno occupa, ma le persone no, le persone vanno rispettate. E innanzitutto, Don Ivano, quando lei sceglierà questo sacrestano, a noi farebbe molto piacere averlo qui in diretta come prima cosa e non solo. Se le va, siccome lei adesso ha i nostri contatti, perché siamo stati noi ieri a chiamarla per fissare questa intervista, se tra questi curricula ci fosse qualche storia interessante che secondo lei va valorizzata, noi abbiamo questa operazione RTL 125, la grande casa delle feste italiane, quindi apriamo, chiediamo ai nostri ascoltatori di aprirci le porte di casa loro attraverso Zoom, come sta facendo lei. Lei ci mandi qualche contatto e noi cerchiamo così di dare voce un po' a tutti, a chi secondo lei lo merita. Se le va questo, i nostri numeri li ha. Don Ivano Brambilla, parroco di Cortina, grazie mille per essere stato con noi. Buona giornata. Buon lavoro e buona giornata.